Adesso parliamo di politica, siamo collegati tramite Skype con Gigi Lissa di Insorgenza Mediterranea. Si tratta di un movimento politico che vede anche la Sicilia tra le sue priorità. Ciao carissimo Gigi! Buonasera a tutti e a tutte! Benvenuti a Canale 74 e nella nostra bellissima Sicilia! Grazie! Ci parli innanzitutto del perché si è deciso di dar vita a questo movimento politico? Sì, innanzitutto per avere un attore protagonista nel palcoscenico politico nazionale che partisse, che possa partire dal sud, possa partire dalle questioni meridionali, perché c'è più di una questione, partire dalle giustissime e storiche dichiarazioni di autonomia, di indipendenza, di libertà della Sicilia, dei siciliani e dei napoletani, che si intendeva dire poi tutto il sud Italia, diciamo. Quindi insomma queste rivendicazioni storiche che ritrovano oggi ancora di più maggior forza. Perché? Perché oggi noi siamo davanti a un palcoscenico geopolitico dove ci vede minacciati, che in Libia, a pochi passi da voi, ci sono degli scenari di guerra che minacciano il canale di Sicilia, nell'incuranza più totale della nazione italiana, nella strafottenza, scusatemi il termine, perché noi di fronte abbiamo i turchi, non abbiamo più i libici, abbiamo i russi, quindi abbiamo due superpotenze nucleari che sono a stretto contatto con noi, e il mancato sviluppo della Sicilia e del sud Italia farà diventare le isolette limitrofe alla Sicilia isole che avranno il problema di scorribande delle piraterie dei libici portate avanti sia dai turchi che dai russi in modo speculare. Scusami, oltre al fatto che quali sono gli obiettivi di Insorgenza Mediterranea? Quella di creare finalmente un potere che possa far sviluppare il sud e creare di nuovo la possibilità di essere finalmente, come lo siamo sempre stati per mille anni, padroni a casa nostra. Ok, in che modo puoi inquadrare la Sicilia con la Campania? Diciamo che storicamente la Sicilia e la Campania sono stati insieme per 1300 anni. Erano due regni autonomi, ma che si riconoscevano in un unico nome. Noi eravamo due siciliani, a riconoscenza anche di una forza culturale della Sicilia. Napoletani e siciliani sono stati due popoli fraterni che sono esistiti per ben 12 volte in più della nazione italiana. L'Italia esiste da 160 anni, il Regno delle Due Sicilie è esistito per più di 1000 anni. Dal Tronto alla Sicilia, si intende dire, siamo negli stessi confini. Oggi noi dobbiamo ritornare ad essere attori protagonisti in termini finanziari ed economici del Mediterraneo, e per fare questo dobbiamo sviluppare un'economia nostra che vede i nostri vicini del Mediterraneo non più solo come una rotta di immigrazione, ma soprattutto di traffici commerciali e di merci. E solo così noi possiamo, diciamo così, anche controllare quelli che sono i nostri confini, perché ci dobbiamo dialogare da protagonisti, non da colonia dell'Italia. Il vostro gruppo su internet, su Facebook e sui social sono oltre 83.000 utenti, quindi siete molto seguiti. Sì. Abbiamo un progetto della comunicazione nato quasi 2 anni fa, quindi siamo anche abbastanza giovani, diciamo, e comunque molto attivi, e quindi ci facciamo seguire dalle persone perché ci vedono nelle piazze. La vostra politica come sarà rispetto a tutte le altre? Perché poi sai, tutte le persone giustamente dicono la politica e politica sono tutti uguali. Il vostro punto di forza? Ecco, questo, il nostro punto di forza è quello di creare un gruppo di interessi, un gruppo economico-culturale che si possa costruire al sud. Ciò significa, lo dico in soldoni, che domani mattina
Una sede di insorgenza mediterranea in una città siciliana comprenderebbe innanzitutto, prima di fare politica, aver organizzato un sistema economico, sociale e culturale. Quindi già di per sé esistere in quella terra e aver creato qualcosa affinché il potenziale del nostro futuro non emigri da qualche altra parte. I siciliani, a chi si dovrebbero rivolgere per far parte di questo gruppo? Vabbè, noi abbiamo le pagine Facebook che sono Insorgenza Mediterranea, la mia, Gigi Lista l'Insorgente, abbiamo chiaramente dei riferimenti, c'è un'associazione. Stiamo organizzando anche un organigramma in Sicilia, ci siamo visti anche con te a Napoli quando mi hai fatto una prima intervista e magari anche grazie, diciamo, al tuo aiuto potremmo costruire qualcosa di importante. Io ti ringrazio Gigi, sei stato fondamentale, spero che questo gruppo, insomma, cresca e realmente possa insorgere il Sud. Eh sì, ce lo auguriamo tutti. Ti ringrazio, grazie mille.